io re giusta. Io lei, però devi vedere Anna, devi vedere io. Ah, io mi trovo. Ah, così. Che orrendo stato, ah, Dorina, in che orrendo stato mi trovo. Se devo dire quel che penso. Se devo dire quel che penso. Ho molta paura di questo incontro. Ho molta paura di questo incontro. Che? Cosa mi inquieta? E me lo chiedete? E me lo chiedete. Oh, poveretta me. Oh, poveretta. Non riuscite a immaginare in quale apprensione possa trovarsi una persona che sta per subire supplizio a cui è stata condannata capisco che se volete morire in veloce morte a Tagone non sia propriamente il supplizio che scegliereste. Ho l'impressione, guardandomi in faccia, che state pensando piuttosto a quel bel giovanino di cui avete parlato. Sì, Dorina. Sì, Dorina. Non lo voglio negare. No, andiamo avanti. Non lo voglio negare. Sì, Dorina. Non lo voglio negare. E il rispetto che dimostra quando viene a trovarmi. Lo confesso, ha lasciato la traccia sull'anima mia. Ma avete saputo chi è? Chi è? Non lo so. Ero distratta per domani. Chi è? Non lo so. Ma so che è così come hai fatto. Sa farsi amare. Che se le cose potessero andare come dico io. Prenderei lui invece di un altro. E che contribuisce non poco a farmi sentire come un tormento spaventoso. Non sposare l'uomo che mi si vuole dare. Non c'è giovanottino che non sia piacente e che non sappia vendere bene la propria merce. Mai più. Sono spelacchiate come gatti randagi e sarebbe meglio per voi prendere un marito vecchio, ma che vi dia molta roba. Capisco che i sensi non trovano il fatto loro, o sul versante che dico io, e che con uno sposo del genere bisogna mandar giù qualche particolare disgustoso. Ma non è una cosa duratura. E la sua morte, credetemi, vi renderà presto libera di prenderne uno più desiderabile che vi compenserà di tutto! Mio Dio! Bisogna augurarsi o attendere la scomparsa di qualcuno. Non sempre la morte corona i nostri aspettative. Le nostre aspettative. Ma volete scherzare?